Io ho due cappelli e, sentita questa discussione, uso 5 minuti per il primo. Il piano del governo non mette sul tavolo 2,2 miliardi. Questi 2,2 miliardi sono quelli già utilizzabili subito, certo. Ma la delibera CIPE dice che i miliardi sono parecchi di più, quasi 7 tra Stato e Regioni. E poi se ne possono aggiungere altri sotto forma di finanziamenti a debito, perché ci sarà una piattaforma, piano Juncker, una piattaforma nel quale confluiranno risorse BEI e risorse pubbliche, che servirà a finanziare gli operatori negli investimenti che faranno per le infrastrutture, ed essendo una piattaforma piano Juncker sarà a condizioni, diciamo, particolarmente appetibili. Quindi il governo ha messo sul campo risorse, ha messo sul tavolo risorse importanti per fare che cosa? E ho l'impressione che qui tutti dicono che sono d'accordo col piano del governo e poi molti ne danno delle interpretazioni restrittive. Il piano del governo è un piano che non guarda all'Italia del 2015, ma guarda all'Italia del futuro. Quindi per questo, prima pagina del piano del governo, si guarda verso la dotazione di un'infrastruttura future proof. Il governo ha fatto una scelta, piaccia o non piaccia, e questa scelta, anche se questa scelta va cadenzata nel tempo, è verso l'incentivazione dell'infrastruttura in fibra, e in fibra fino alle case. Io, pensando a cosa dire, mi è venuta in mente un'intervista di un paio di mesi fa dell'amministratore delegato di Verizon sul Wall Street Journal, che ha detto: dopo la sperimentazione che abbiamo fatto a New York abbiamo deciso di passare al fiber to the home dappertutto. E perché? Perché abbiamo registrato che risparmiamo il 60% di energia, l'80% dei costi di manutenzione e il 90% dei guasti e delle interruzioni. Quell'intervista non c'era la ragione più importante. La ragione più importante, secondo me, si leggeva in una comunicazione che è uscita sui giornali americani qualche settimana prima, e cioè che l'associazione delle cable TV, delle reti cavo degli Stati Uniti, ha deciso il passaggio allo standard DOCSIS 3.1, col quale si porta nelle case un'offerta, diciamo, fino a 10 gigabit in download e fino a 1 gigabit in upload. Quindi la sfida competitiva, che quella che diceva Calcagno peraltro, no? La sfida competitiva è la sfida competitiva che va ai giga, non hai le decine o 100 o 100 megabit. Oggi, no, oggi, stiamo parlando di tra qualche anno, ma gli investimenti si fanno pensando alla proiezione verso il futuro. È chiaro che se nel paese guida si va verso un'offerta infrastrutturale di questo genere, sì, penso che si cominceranno a inventare, a produrre contenuti, app, eccetera, che terranno conto di questa disponibilità di banda. E quindi trovo che sia razionale l'idea che sta alla base del piano del governo: incentiviamo gli operatori infrastrutturali a mettersi al passo con questo futuro, che non è oggi, ma che è tra qualche anno. Ora, questo è, mi pare, il senso di mettere sul tavolo non solo quello che serve per infrastrutturare le aree rurali e montane, ma anche il resto del paese, ovviamente senza sovrapposizione, dove il privato arriva
e intende arrivare nei prossimi 2 o 3 anni con le sue risorse, con i suoi mezzi, non ha senso che il governo ci metta delle risorse, e per di più non potrebbe neanche farlo perché le regole europee glielo vietano. Dove invece i privati non lo fanno perché non trovano attualmente la convenienza a farlo, l'intervento dell'incentivo può consentire innanzitutto agli stessi privati di valutare a questo punto una accelerazione del loro piano di investimenti in relazione di questo obiettivo. Il quadro mi sembra chiaro, cioè il quadro è di un futuro, pensiamo prossimo decennio, ma siamo a metà dell'attuale, quindi il prossimo decennio comincia tra 4 anni, in cui ci sarà il 5G e ci sarà l'infrastruttura in fibra, con le correlazioni, le sinergie tra le due che Ibarra accennava alla fine del suo intervento. Questo è un po' il senso di questa cosa. Allora, se il senso di questa cosa, noi ci dobbiamo domandare: in Italia c'è concorrenza, in Italia la concorrenza tra la cable TV e l'infrastruttura di telecomunicazione non c'è per una scelta politica disastrosa che fu fatta alcuni decenni fa e che ha impedito lo sviluppo delle televisioni via cavo e delle reti via cavo in Italia, perché fu deciso, io fui uno dei 19 deputati che votarono contro, ma la maggioranza era di 500 e rotti, perché c'era il PC e la sinistra DC sostenitori della RAI e la destra DC e il PSI sostenitori di Fininvest, di Mediaset, uniti nella lotta a difesa del duopolio televisivo, stabilirono per legge che le reti cavo in Italia possono distribuire un solo programma, un solo canale, e ovviamente nessuno investì perché non c'era nessuna possibilità di un ritorno sull'investimento. È anche vero che nei paesi dove ci sono le reti cavo il mercato è più ampio, perché è il mercato che comprende il mercato della distribuzione di programmi televisivi. Da noi il mercato è segmentato in due, per quanto, questa è una domanda, per quanto tempo sarà ancora possibile riservare al digitale terrestre le frequenze che adesso sono riservate al digitale terrestre e non dovranno essere recuperate per attribuirle alle telecomunicazioni mobili, per esempio? È chiaro che a quel punto si andrà verso un allargamento del mercato e nel contempo tuttavia occorrerà offrire ai broadcaster una alternativa, a meno di non voler mandarli tutti sul satellite, cosa che ha pure alcune sue problematiche, un'alternativa, cioè l'uso delle reti di telecomunicazione per la diffusione dei programmi televisivi. In questa prospettiva, secondo me, ha senso un forte intervento pubblico in termini di incentivazione, e se mancassero le condizioni, cioè non ci fosse una risposta, penso alle aree bianche, penso al cluster D, penso alle montagne, anche un intervento pubblico diretto, quello a cui accennava lo stesso Calcagno in una delle sue ultime slides. Qual è lo spazio della concorrenza infrastrutturale in Italia? Quello che c'è, c'è, senza farci però delle descrizioni sbagliate. Dico a Calcagno, quando dice che a Milano c'è concorrenza infrastrutturale tra Wind Infostrada, Vodafone e Fastweb, stiamo parlando, se non erro, non di concorrenza infrastrutturale, ma di 3 operatori che usano l'infrastruttura MetroWeb. Cioè l'infrastruttura è una e viene utilizzata da 3 operatori, ottima cosa, penso. Non so se rientra nel concetto di concorrenza infrastrutturale o in una... Comunque c'è sicuramente in Italia uno spazio per la concorrenza infrastrutturale, però questo spazio è abbastanza limitato, nel senso che il mercato oggi
consente concorrenza infrastrutturale nella fibra fino alle case solo in una parte del territorio. Nel resto del territorio è ragionevole dire che gli incentivi del governo dovrebbero innanzitutto incentivare soluzioni il più possibile condivise. Da questo punto di vista, e uso gli ultimi 2 o 3 minuti per Metroweb è una piccola società. Rispetto a quelle che hanno parlato, è molto più piccola. Ha alcune caratteristiche. La prima è che ha accumulato un know-how nella infrastrutturazione in fibra fino alle case e nell'operare come operatore di rete passiva che offre i suoi servizi agli operatori di telecomunicazioni che l'accendono e la illuminano. Questo può essere una cosa utilizzabile nel momento in cui ci si muove verso la fibra to the home. La seconda cosa è quella, riprendo Valotti, ha maturato nel tempo, fin dalle sue origini, l'abitudine a giocare in squadra, sia a giocare in squadra con i grandi operatori di telecomunicazioni, sia a giocare in squadra con le utilities locali, le amministrazioni locali. Se a Bologna nel giro di un anno abbiamo sostanzialmente quasi terminato la copertura della città è perché c'è stato un rapporto importante innanzitutto col Comune di Bologna che ha messo a disposizione il catasto elettronico del sottosuolo, tutte le infrastrutture gratuitamente. In altre città, per esempio, la rete di illuminazione è stato fondamentale per la rete di illuminazione stradale per ridurre i costi, quindi ha un know-how specifico sulla realizzazione di reti e la gestione di reti in fibra ottica fino alle case e un know-how specifico sul gioco di squadra per integrare con altri soggetti. A questo punto questo è a disposizione degli operatori, è aperta agli accordi con chi ci può stare, ovviamente cercando di realizzare le condizioni migliori in termini di contributo alla realizzazione del piano del governo nell'ambito di piani finanziari e industriali sostenibili. Quello che avverrà dipenderà ovviamente dagli interlocutori. Non si può aggiungere ora nulla, in particolare poi valendo accordi di riservatezza che bisogna osservare in ogni sede. Aggiungo una cosa. Io sono convinto che se si troveranno le soluzioni di cooperazione adeguate, le risorse messe a disposizione del governo saranno probabilmente superiori al necessario. E consentiranno di ricavare una quota di queste risorse importanti per interventi dal lato della domanda o dell'adoption. Già il voucher potrebbe essere sotto questo profilo molto importante, perché è un voucher significativo alle famiglie collegato all'attivazione dell'abbonamento all'ultra broadband. E potrebbe consentire di passare, di superare quello che adesso è il gap tra la copertura infrastrutturale e l'effettiva attivazione della connessione da parte delle famiglie. Ma per esempio si potrebbe pensare, con le risorse che sarebbero disponibili in questo caso, ad altre operazioni. Io continuo a pensare che se ci fossero le risorse disponibili, regalare iPad a tutti gli studenti delle scuole medie e accoppiare a questo degli importanti corsi di formazione del personale. Diciamo, per un anno il personale docente delle scuole sacrifica metà delle sue lunghissime vacanze per fare dei seri corsi di formazione e di addestramento. Le due cose messe assieme ci consentirebbero di dare una spinta verso quella alfabetizzazione, forse un termine troppo limitato, ma quella, diciamo, crescita di skill digitali di cui noi abbiamo bisogno. Forse sono troppo ottimista a questo riguardo,
Però questo ottimismo è anche legato al fatto che l'entrata in campo di Enel e delle altre società di distribuzione, perché queste qui sono rappresentate da Valotti, di distribuzione elettrica, potrebbe rappresentare, soprattutto nelle aree dove il costo dell'infrastrutturazione è più alto, chiamiamole aree bianche se vogliamo, uno strumento di riduzione dei costi che consente all'intervento di incentivo del governo di essere più limitato. Perché se i costi si abbattono in maniera notevole, soprattutto, devo dire, soprattutto dove l'utente finale è collegato in via aerea dalla società di distribuzione, e in questo caso mettere un cavo in fibra accanto al cavo elettrico comporta una riduzione dei costi molto notevole. E allora il complesso delle risorse, è la prima volta forse che possiamo fare questo ragionamento, il complesso delle risorse messo a disposizione, aggiungo che ho colto stamattina un'apertura da parte del commissario dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, interessante, il complesso delle risorse potrebbe consentire di dare una push molto forte non solo all'infrastrutturazione ma anche al finanziamento dell'insieme di operazioni che dovrebbero essere coordinate e governate dall'agenzia digitale, per fare un salto dal lato della domanda e non solo dal lato dell'offerta. Grazie.